miei amici di Outbreak Channel, ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di piccoli accessori fai da te per migliorare di molto la vostra vita di tiratori senza spendere una follia, anzi cercando di spendere quasi nulla per avere un prodotto migliore di quelli che possiamo trovare oggi sul mercato. E parliamo oggi di accessori per il tiro con la canna liscia. Ricordate la mia vecchia e cara passione per i fucili di calibro 12, che io amo proprio senza riserve e di cui ho molto piacere a condividere con voi i piccoli trucchetti per cercare appunto di risparmiare, ma di non scendere a compromessi con la possibilità di ottenere prestazioni sempre migliori. Ma oggi non parleremo di come velocizzare le fasi di ricarica o l'acquisizione del bersaglio. Oggi parleremo della fase finale, quella in cui dobbiamo un po' ripristinare quello che è lo stage che abbiamo utilizzato per divertirci con i nostri fucili a pompa piuttosto che i semiautomatici e quindi ripulire la piazzola da tutti i bossoli che abbiamo sparpagliato e seminato come Gran Turco per tutto il campo. Perché io ve lo ricordo, eticamente la netiquette del nostro sport impone, e chi ancora non lo sapesse faccia tesoro di questa informazione, di lasciare la piazzola di tiro nelle condizioni in cui si è trovata. Quindi tutti noi dobbiamo, alla fine di una sessione di tiro, procedere alla bonifica della piazzola, raccogliendo i bossoli, anche se non li ricarichiamo, per posizionarli negli appositi cesti di raccolta che sono praticamente in tutti i campi di tiro, in modo che chi venga dopo di noi per divertirsi, che abbia ritagliato quell'oretta o quella mezz'ora per esercitarsi, non sia costretto a levare le sagome bucate, a raccogliere i bossoli vostri. Perché, come non vorremmo perdere tempo noi, anche chi ci segue è giusto e ha il diritto a divertirsi pensando a raccogliere i suoi di rifiuti. Quindi, ogni volta che terminiamo il nostro allenamento, ricordatevi sempre di raccogliere i bossoli e staccare le carte dai portasagoma. Raccogliere i bossoli del calibro 12 è più semplice, se vogliamo, di raccogliere i bossoli da pistola, che sono più piccolini, difficili anche da individuare e da prendere in maniera molto molto precisa, mentre questi a manciate a 3-4 si riescono anche a prendere, però hanno un vantaggio che i normali bossoli da carabina o da pistola semiautomatica non hanno, è un elevato tenore ferroso all'interno del fondello metallico che nel caso dei bossoli da calibro 12 o anche dagli altri calibri da canna liscia, calibro 20, 410, adesso questo che ho preso è nichelato, potrei darvi l'impressione che sia di metallo, ma anche quelli che sono gialli ottonati hanno le stesse, assolutamente le stesse identiche proprietà e vedete vengono attratti dalle calamite. Questa proprietà ci consente di essere sfruttata per agevolare queste operazioni di raccolta. Oddio, ci sono anche dei metodi per i colpi in ottone, forse più avanti li vedremo perché ho intenzione anche lì di fare qualcosina, ma non per risparmiare chissà quanto tempo o per fronteggiare i dolori della vecchiaia che, grazie a Dio, ancora non si fanno sentire, ma semplicemente per fare una cosa più veloce e per divertirmi a costruire un attrezzo di cui ho tratto ispirazione vedendo che sul mercato qualcosina esiste, ma come sempre a caro prezzo, e anche sull'esperienza dovuta alla frequentazione di alcuni campi di tiro a volo
dove i gestori hanno comunque in qualche modo cercato di fronteggiare questo che per loro è un problema, perché nei campi di tiravolo ci sono migliaia di bossoli a terra quotidianamente, decine di migliaia, facciamo meglio a dire, e con l'aiuto di magneti e bastoni fanno sì che non si debbano in continuazione chinare e alzare. Per fare questo progetto, di cosa ho avuto bisogno? Di cosa ho bisogno in questo momento? Perché, come ben sapete, non ve la racconto la storia alla fine, quando sono sicuro di aver raggiunto il risultato, ma lo facciamo insieme passo passo, perché sono operazioni talmente semplici che c'è un certo grado di fiducia di riuscire a ottenere il nostro obiettivo, a conquistarlo. E per fare questo mi sono avvalso di una serie di piccoli magneti rotondi che avevo già, perché vi ricorderete, li ho utilizzati anche per i porta cartucce calibro 12 a sgancio magnetico, e proprio per sfruttare il magnetismo di questi fondelli dei fucili a canna liscia. Di questi ne ho comprati, mi pare, 100 o 200 per una cifra veramente bassissima, e me ne ritrovo diverse decine sparsi ancora in cerca di utilizzo. Di che cos'altro avrò bisogno? Beh, io ho preso un tubo di ferro che è leggermente più grande come diametro dei miei magneti, perché il ferro ha una forte capacità conduttiva, oltre che dell'elettricità e del calore, anche del potere magnetico, per cui questa fila di magneti posta al suo interno magnetizzerà tutta l'ultima parte di questo tubo, in buona sostanza. E poi ho comprato da un cinese, da un negozio quelli dei cinesi, un manico di scopa di quelli allungabili da alluminio. E siccome questo tra quelli in esposizione era il più adatto, aveva dei segni, ma era anche l'unico di questo tipo rimasto, l'ha anche ceduto per una cifra simbolica di 1 euro, 1 euro secco, che è il prezzo totale che affronterò per realizzare questo accessorio. Nel proseguio del mio progetto dovrò fare in modo che questa barra di ferro venga a essere contenuta dentro questo tubo più grande di dimensioni in alluminio a cavo, in modo che possa esporre o andare a nascondere la parte magnetica all'esterno. Per fare questo dovrò forare la parte finale di questo tubo, e qui c'è anche un accessorio, una specie di attacco per forse una scopa o uno spolverino. Forerò anche questo, perché che sia così grande il manicotto in plastica alla fine mi fa comodo, e poi dovrò forare anche la parte interna qui alla metà, che praticamente funziona come blocco: quando giro va a bloccarsi, quando allento riscorre. Vedete? Così scorre, quando vado a stringere diventa come un bastone tutto unico. Vediamo com'è fatto, io già lo so perché già l'ho smontato, e vediamo come fare per forare anche lì. Allora, ho fatto un paio di prove e tenendo i magneti dentro il potere era un po' troppo mortificato, per cui ho utilizzato solo quelli forati, e con una vite interna passante poi l'ho bloccata. Adesso mi servirà di adeguare intanto questo foro allo spessore del mio tubo, e quindi ho bisogno di una punta di trapano molto molto grande, perché
tubo è grande e quindi cosa faccio? Attacco la mia punta inizio allargando questo foro qui. Questa è una cosa. Abbastanza semplice, vedete? Perché comunque la plastica non offre una grandissima resistenza e vedete, questo foro va alla grandissima. Ora però cosa dovrò fare? Dovrò fare lo stesso qui, dove non c'è un foro guida come era in questo caso, quindi è meglio farlo, fare un primo foro un po' più piccolo in modo che possiamo andare in maniera più precisa sul centraggio del foro. Dopodiché passeremo a questo puntone per poterlo allargare. Questa è una gomma un po' troppo tenace, quindi tende a spaccare. Allora noi cosa facciamo per evitare rotture? Facciamo il taglio direttamente della punta con un taglierino, vediamo qua, non ci siamo, dobbiamo allargare tutto il foro, cerchiamo di vedere piano piano cosa riusciamo a fare. Ci siamo quasi, ce la stiamo facendo proprio a mano, eh. Abbiamo allargato il nostro buco e quindi il nostro bastone con l'anima di ferro, con l'anima di magnete, scorre al suo interno. Adesso smontiamo il resto del tubo. Come facciamo? Questo basta allentarlo completamente. Dalla parte posteriore. Qui vedete c'è il cappellotto che è quello che opera la forzatura, perché quando si avvita, questa essendo gomma molto morbida, spancia e si blocca. Cosa dovremo fare? Ahimè, anche qui dovremo essere in grado, tanto leviamo questo per non rovinarlo, di forarlo quanto basta per far passare il nostro tubo metallico. Adesso ci armiamo di buona pazienza e cerchiamo anche qui di lavorare a mano, altrimenti si spaccherà completamente. Con la pazienza del pescatore siamo riusciti anche qui a fare un foro che permettesse il passaggio, vediamo qua, vedete? Adesso può entrare e uscire e riusciamo comunque a risistemare questo qui che era il blocco dello scorrimento. Adesso cerchiamo di reinserirlo. Adesso dobbiamo bloccare questo ultimo pezzo del nostro bastone di ferro. Lo facciamo aumentandogli con dei giri di nastro lo spessore per andare a interferenza con il tubo, visto che è molto vicino come diametro. Ecco, adesso andrò a risistemare questo cappellotto di gomma che stava sopra e che mi fa comodo, ma non ho più l'impannatura perché ahimè mi si è spaccata. Cosa faccio? Anche qui vado in maniera molto semplice. Lo ricordo, questo non è un attrezzo né che spara né che sia sottoposto a particolari sollecitazioni, per cui andrò a fare anche qui un spostamento
uno spessoramento di nastro adesivo. Questo è il nastro adesivo nero classico, in modo che, perfetto, ci si incastri. Ecco qua. Allora, il mio bastone continua a funzionare correttamente, si blocca e si sblocca, vedete? E cosa succede? Succede che in questo punto, dove è bloccato per interferenza, adesso posso anche rimetterci sopra il mio bel manico, blocca quello che è il bastone interno, quello con i miei magneti, mentre la custodia è libera di scorrere fino a coprirlo completamente. Questo cosa mi permetterà di fare? Di raccogliere i miei bossoli col magnete e poi, quando vado sul secchio, staccarli. Vedete, sono molto felice perché è la prima prova fatta in diretta, che voi la vedrete in differita, ma davanti a voi funziona alla grandissima. Adesso andiamo un attimo fuori, lo facciamo in giardino, buttiamo un po' di bossoli e vediamo come funziona questo attrezzetto da 1 euro. Ed eccoci qui in giardino, dove utilizzeremo un po' di bossolame esploso per simulare quello che è il nostro terreno d'allenamento, dove abbiamo appunto sparato i nostri colpi. Il nostro bastone, una volta chiuso, è assolutamente inerte, non interferisce col campo magnetico, quindi si può mettere in macchina, non si attaccherà da nessuna parte. Per utilizzarlo, allento e faccio scorrere all'interno la parte, diciamo, che fa da custodia per scoprire i miei magneti. Ecco, vedete, raccolgo i miei colpi, vado sopra al mio contenitore, al mio secchio, e li stacco azionando la parte custodia. Per tutti gli interessati che seguono con molta attenzione i vari tutorial e i vari video che realizzo sui fucili a canna liscia, vi ricordo che nel primo weekend di luglio si effettuerà il primo corso della ALA, l'Anima Liscia Academy, con istruttore di eccezione come il grandissimo tiratore azzurro Marco Fuin. Come vedete, non mi devo neanche chinare e ci sarò anch'io per dire la mia sulla parte più squisitamente teorica relativa a questo genere d'arma affascinantissimo, ma dall'efficacia assolutamente incredibile. Ecco qua. E con questo abbiamo finito. Avete visto? Con 1 euro di spesa abbiamo realizzato un piccolo attrezzo che è molto utile, comodo e che ci permette di raccogliere in qualche istante decine e decine di bossoli accumulati durante i nostri allenamenti. Perfetto, se questo video vi è piaciuto, vi invito come al solito a pigiare il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per gratificare il mio piccolo impegno con un simpaticissimo like. Se infine pensate che altri appassionati di canna liscia e di tiro possano trovare interessante questo piccolo sistema per costruirsi un bastone e raccogliere i bossoli, condividete il video su tutti i social. E se infine questa fosse la prima volta che capitate sul canale di Outbreak Channel, o ancora non lo aveste fatto, affrettatevi a iscrivervi a YouTube con un indirizzo Gmail e a sottoscrivere l'abbonamento assolutamente gratuito al canale cliccando sopra il mio faccione con la maschera antigas. Attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato, non perdendone più nemmeno uno. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima!